Buongiorno, buongiorno e buon lunedì. Allora, oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare perché comunque ieri ne sono successe di ogni. Cominciamo dalla Juve che io ho simpaticamente portato in giro con un video e che si è tirata fuori dalla corsa scudetto a tutti gli effetti con la sconfitta a Bergamo, ma anche questo era prevedibile perché l'Atalanta delle 6 che sono di sopra in testa forse sarà l'unica che da qui alla fine del campionato potrà effettivamente fare un filotto di 7 vittorie. E poi vedremo anche uno schemino. Poi c'è il Milan che il suo andamento altalenante ieri ha imbroccato una vittoria con anche un pelino di fortuna. Comunque va bene, ci sta. Il Milan farà da qui alla fine del campionato, come ho detto, un su e giù. Ancora qualche jolly da giocarsi perché dopodomani si rigioca. Il campionato è già di nuovo in campo. E mercoledì avrà il Sassuolo, quindi già un'altra partita che comunque sarà un pelino più difficile di quella col Genoa. Quindi vedremo la possibilità di vincere, ma poi dopo c'è la Lazio, quindi comunque prima o poi anche il Milan si rifermerà. Ma prima dell'Inter volevo anche solo accennare questo discorso della Superlega, su cui faremo un video oppure ne parleremo nelle varie live o in Caffè Nerazzurro o in Direzione Nerazzurra domani sera, quindi penso proprio che ne parleremo in quelle live, perché comunque è un bello sconvolgimento del calcio. Qui c'è un anno zero a tutti gli effetti e vedremo anche perché, quali sono gli effetti e tutto. Diciamo una bomba ieri sera sul calcio europeo e anche mondiale. E invece parliamo dell'Inter che ieri ha preso un signor punto, perché comunque il Napoli a mio avviso è una grande squadra, ha veramente una rosa ottima e ieri ha dimostrato anche di saper giocare a pallone, come io vado ripetendo, insomma, delle squadre avversarie dell'Inter. Era la più pericolosa, questo era uno scoglio da superare. È una partita agrodolce, secondo me. Non voglio fare il criticone, io sono assolutamente contento, un punto a Napoli ci avrei messo la firma prima e comunque ci permette di stare ancora a 10 punti dal Milan. Non 9, 10, perché comunque, ripeto, sono 10 effettivi. Sono assolutamente contento del punto. Però, se andiamo a fare un'analisi un attimino un pochettino più approfondita e guardiamo la partita, abbiamo avuto una dose di sfortuna. Io non mi appello mai alla sfortuna, però sono episodi che capitano, come l'autogol De Vrij, Handanovic, ancora non si è capito bene chi ha fatto l'autogol, con la complicità dell'errore di Skriniar, che è l'unica veramente occasione, insieme al palo di Politano, che abbiamo concesso al Napoli. Questa è la parte dolce della partita, perché comunque noi abbiamo preso due pali e una traversa. Abbiamo fatto un bellissimo gol con Christian Eriksen, anche l'azione è stata molto bella. Qual è la parte dolce? Perché comunque la squadra sa giocare a calcio, abbiamo fatto vedere che sappiamo giocare a calcio. Anche quando stavamo in attesa del Napoli, questa tattica utilitaristica che il mister utilizza ad ogni partita a seconda del suo avversario. Però mi è rimasto un po' di amaro, non di amaro, di agro dolce in bocca, perché comunque andavi in svantaggio in un modo non meritato. Abbiamo cominciato a giocare a pallone. Noi all'inizio di secondo tempo, in cui dovevamo recuperare, abbiamo fatto vedere che sappiamo giocare di prima e sappiamo proporre. Abbiamo messo in difficoltà il Napoli sul suo campo, nel senso, non nel campo di gioco, con i suoi mezzi, quindi giocando bene, giocando di prima, giocando un buon calcio, spostando il baricentro, il famoso baricentro, 10 metri più avanti e facendo vedere che anche noi, quando siamo sciolti, quando non abbiamo più tanti tatticismi in testa, sappiamo giocare e mettere in difficoltà chiunque, anche un Napoli che sa giocare bene e sa palleggiare bene. Quindi, poi, una volta pareggiato, siamo ritornati a fare quella tattica di difesa. Ripeto, non è una critica assurda, però non mi è piaciuto tanto, perché a questo punto, con 9-10 punti di vantaggio, diciamo mediamente con 12 punti di vantaggio sugli avversari e 7 partite dalla fine, poteva essere una buona occasione per far vedere che possiamo giocarcela a cuor leggero. Invece ancora siamo un pochettino troppo utilitaristici, però vabbè, ci sta, vogliamo raggiungere questa benedetta matematica e poi magari ci scioglieremo. Quando c'era la necessità, la squadra sciolta ha giocato bene. Questo è un punto in più perché comunque significa che abbiamo delle qualità. È un pelino un punto in meno perché significa che siamo
un po' rattrappiti, siamo un po' ingabbiati. Tra l'altro ancora un piccolo appunto al primo tempo, che era ottimo, abbiamo chiuso tutto, loro non hanno avuto nessuna opportunità, però siamo sempre troppo bassi, 10 metri troppo in basso, e questo poi provoca quello che è successo, perché basta un rimbalzo sbagliato, un errore e la palla va dentro. Poi se c'è davanti il Napoli è ancora più facile che la palla vada dentro. Primo tempo bello, abbiamo fatto anche delle ripartenze in maniera molto veloce e le abbiamo messe in difficoltà tutte le volte che ripartivamo veloci con quattro passaggi, stavamo davanti alla porta e Lukaku ha preso quel palo e quella traversa veramente che ancora gridano vendetta. Eriksen, grandissima partita anche quando non ha fatto il gol, anche nel primo tempo, tutte le volte, tutti i calci piazzati, tutte le volte che ha fatto dei lanci o che ha messo in condizione i nostri attaccanti di poter concludere o di continuare l'azione, è stato pericoloso. Il palo, la traversa, tutti i corner sono stati pericolosi. Ha nei piedi un goniometro, fa dei passaggi in maniera fantastica, dei cross eccezionali. Questo è un giocatore veramente che, se abbiamo spiccato il volo, è perché abbiamo recuperato un giocatore come Eriksen, perché abbiamo messo tanta qualità lì in mezzo al campo, e questo è un giocatore veramente forte. Ieri ha fatto anche un tiro fantastico alla Eriksen col suo piede non preferito, e immaginate cosa può fare col destro. Si sta liberando di tutti quei lacciuoli tattici che stavano nella sua mente. Ha incominciato a imparare a utilizzare queste tattiche difensive, queste chiusure difensive in maniera più naturale, e adesso comincia a far vedere anche in attacco chi è Christian Eriksen. Questo è tantissima roba. Se stiamo lassù, oltre alla, chiaramente al merito di Conte e di tutta la squadra, c'è anche dell'impronta di Christian Eriksen. Ricordiamocelo, lo vado dicendo da quando l'abbiamo comprato. Ce ne stiamo accorgendo con un po' di ritardo, ma va bene così. Abbiamo portato a casa un punto, secondo me, molto buono. Ora abbiamo 4 partite che sono non 4 match point, perché comunque la matematica non dice questo, però possiamo capire che a Crotone noi potremmo festeggiare anche matematicamente lo scudetto. Vediamo perché. Andiamo a vedere la solita slide che vi presento. Vedete che già la Roma non c'è più. Questo è il percorso che dovranno fare le 6 da qui alla fine del campionato. Ho messo in verde le partite più difficili, quelle che possono essere scontri diretti. E vedete che l'Atalanta ha un bel percorso netto. Diciamo che l'ultimo ostacolo per l'Atalanta mercoledì è proprio il giocare con la Roma, che però non viene da una bellissima partita. In ogni caso, giocare con la Roma non è semplice, ma poi ha un percorso netto fino alla fine, fino a che nell'ultima giornata incontrerà il Milan. La Juventus non avrà un percorso così semplice e dovrà stare attento, perché rischia di perdere i 2 scontri diretti che gli sono rimasti, e quindi comunque la Juventus non è nel suo momento migliore. E poi nella penultima giornata, con noi che abbiamo già lo scudetto in tasca, potrebbe essere che andiamo lì a fargli del male ed affossarli. Quindi attenzione, perché io, vedete che ho messo in prospettiva una possibilità di punteggio per la Juve da 62 a 78, significa che nelle prossime 7 partite oggettivamente possono fare intorno ai 16 punti. Il Napoli è un altro che può fare un bel percorso e arrivare in alto, quindi fare 19 punti da qui alla fine del campionato. E la Lazio può arrivare addirittura a 78, perché farne 20 di punti, perché comunque la Lazio ha una partita da recuperare. La squadra che può fare più punti oltre all'Inter è il Milan, e il Milan può arrivare al massimo a 87 punti, ma il percorso del Milan, come abbiamo visto, è abbastanza accidentato di scontri diretti. Non penso che faranno l'unplane, penso che comunque dei punti lasceranno per strada. Ammesso e non concesso che lasciano per strada 4-6 punti, e sto parlando di non di tanti punti che lasciano per strada, significa che dei 21 punti potrebbero farne al massimo 15-16. Vedete, quindi la nostra quota, l'unica veramente che può fare un gran punteggio è l'Atalanta. L'Atalanta può arrivare a 83 punti senza problemi, e comunque se l'Atalanta arriva a 83 punti significa che noi abbiamo la nostra quota matematica ad 82, quindi 7 punti. Noi abbiamo le prossime 3 partite: Spezia Inter, Inter Verona, Crotone Inter. Beh, ve la dico molto semplicemente: se le prossime 3 partite le vinciamo tutte e 3 e sulla carta sono alla nostra portata, facciamo 9 punti, 75, 9, 84. Guardate, 84, chi può arrivare? Nessuno, se non il Milan e l'Atalanta. Ma il Milan, per il discorso che dicevamo prima, che perderà almeno 4 punti sul campo, perché avendo la Lazio, la Juve e l'Atalanta, su queste 3 partite 4 punti li perde. L'unica è veramente l'Atalanta, ma l'Atalanta
Doveva fare proprio l'unplay, la striscia piena. Se l'Atalanta fa un pareggio, noi siamo campioni d'Italia. Quindi la nostra quota reale di sicurezza sono 84 punti, 9 punti, 3 partite. Quindi stiamo arrivando ai due scontri diretti Inter-Roma e Juventus-Inter come volevamo arrivarci, con lo scudetto cucito sulle maglie. Finiamo questo video dicendo che non sono preoccupato del fatto che la striscia sia interrotta. Va bene, noi abbiamo così tanti punti di vantaggio che possiamo permetterci veramente qualsiasi tipo di percorso. Non ho dubbi che nelle prossime quattro partite, diciamo così, almeno tre vittorie arriveranno. C'è solo da aspettare, quindi non c'è nessun problema. Ripeto, ultimo accenno per la Superlega. La Superlega è una rivoluzione completa del mondo calcio. È una rivoluzione nel senso, è una sfida che i grandi top club europei hanno dato all'UEFA, e quindi una spallata assurda all'UEFA. Gli scenari che potranno venirne fuori è sicuramente qualcosa di non immaginabile per ora. Non penso che tutte le cose proposte dalla Superlega, dai club della Superlega, possano passare così come sono. Ci vorranno delle mediazioni, l'UEFA dovrà fare le proprie proposte. C'è la FIFA cosa farà? La FIFA è il terzo incomodo. Insomma, ci sono tanti argomenti per parlarne veramente per tanto tempo, quindi ne parleremo. In finale di video vorrei dire ai tifosi juventini, milanisti, che vengono a commentare nei miei video, che io non ho problemi ad accettare anche commenti spiritosi dei tifosi degli altri club, però che li facciano in maniera intelligente, che accettino anche lo sfottò. Come noi interisti, io perlomeno, questo è il mio canale, quindi parlo per me, ho sempre accettato gli sfottò della Juve quando la Juve vinceva bene. Se quest'anno è il nostro turno e facciamo qualche sfottò anche voi, prendetela bene, prendetela serenamente, non fate dei commenti stupidi che poi alla fine vi qualificano per quelli che siete. Non è bello, no? Non è questo lo sport. Se invece cominciate a fare commenti che non mi piacciono, io vi banno, perché comunque non mi va di abbassarmi al vostro livello, ma nel senso della tipologia di messaggio che mandate, perché comunque ci si può sfottere tra tifosi. È il sale del calcio, ma ci si deve sfottere in maniera intelligente, in maniera che l'altro accetti quando è in difetto. Voi quest'anno siete passibili di sfottò. E il mio video su di voi è stato veramente elegante, British, non ho insultato nessuno, ho fatto qualcosa di simpatico, e quindi, come probabilmente quando vinceremo, farò qualcosa di simpatico contro i milanisti, ma ripeto, rimane tutto abbastanza nello humor, quindi non fate commenti stupidi perché vi qualificate. Tutto qui. Con questo chiudo il video, mettete un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e sempre forza, forza Inter. E domani sera andiamo in onda con Direzione Nerazzurra, giovedì con Caffè Nerazzurro sul Noi Veri Interisti, Direzione Nerazzurra chiaramente sul canale di Sergio Sarruggeri, e poi penso che sarò ospite su qualche live di Sergio il Prof, che mi ha già invitato, quindi seguite il suo canale e mi troverete in qualche live delle sue. Ciao ciao e buona settimana a tutti. Mercoledì si gioca, quindi ritorneremo a parlare presto di Inter. Ciao ciao.